Il gelato a chilometro zero, fatto cioè con il latte degli allevatori, con i frutti di stagione, batte l'inflazione. L'iniziativa lanciata da Campagna Amica di Coldiretti nel 2010 sembra infatti vincente, soprattutto in periodi di aumenti di costi di trasporto ed energetici. Con le agri gelaterie in Toscana riusciamo a rimanere sul territorio con i nostri prodotti e quindi ad abbattere molte voci di costo che in questo periodo stanno flagellando ovviamente la produzione su tutti i livelli. Quindi si riesce ad approvvigionarsi di elementi base importantissimi, dalla frutta, in certi casi all'olio, al yogurt, al latte e così via. Basti pensare, per citare alcuni esempi, che il prezzo del burro è aumentato in media nella città di Firenze da novembre a maggio, secondo l'osservatorio dei prezzi del MISE, del 15%, il latte fresco del 16%. In generale, i prodotti alimentari sono cresciuti nel mese di maggio del 6,8% su base regionale, con un aumento medio per famiglia di 320 euro per la spesa nel 2022. Tra i settori più colpiti ci sono proprio gli allevamenti, con aumenti dei costi fino al 57% e che sono al centro di un accordo salva stalle tra Coldiretti e Confcommercio per utilizzare nei bar, pasticcerie e gelaterie latte 100% made in Tuscany.